Nel 2022, se parliamo di data analytics e quindi di sistemi per l'analisi del dato, in Italia sono stati spesi 2 miliardi di euro, più 220% dal 2017, quindi siamo partiti da 980 milioni e siamo arrivati a 2 miliardi. E quindi noi ci chiediamo, ma all'interno delle organizzazioni, qual è il tasso reale di utilizzo del dato per poter prendere delle decisioni consapevoli? Esiste una piramide che si chiama DIKY, Data, Information, Knowledge e Wisdom, quindi fondamentalmente spiega il ciclo di vita del dato da grezzo a quando è arricchito da informazioni che consentono ai manager di prendere delle decisioni consapevoli con dati concreti. Nonostante gli investimenti, da uno studio della Harvard Business Review, risulta che solamente il 3% delle decisioni hanno queste caratteristiche, ossia utilizzano il dato. È assolutamente controintuitivo rispetto agli investimenti che sono stati fatti. Quello che auspichiamo è di ribaltare il paradigma e far sì che il 97% delle decisioni venga preso su base dato e che non sia experience based o il senso ragno dell'imprenditore.